Stiamo parlando del nuovissimo plugin di Acoustic Audio creato in collaborazione con Luca Pretolesi. Per chi non lo conoscesse, famoso mix and master engineer che da anni sta a Las Vegas. Sì, diciamo che è uno dei guru della musica dance ed elettronica e l'ultimo disco che ha fatto è quello di Drake, non so se. Il nuovo plugin si chiama Diamond Dynamic Saturator ed è un plugin abbastanza particolare perché ha due stadi di saturazione, uno conseguenziale all'altro, che richiamano delle macchine più o meno conosciute tipo Black Box. Mi pare di aver sentito, forse, Noi non sappiamo. Noi non sappiamo, ma... No. Ipotizziamo, ma non sappiamo. Ipotizziamo, esatto. Grazie. Siccome in tanti mi hanno chiesto, perché all'inizio può anche un po' spaventare questa interfaccia piena di manopole, come utilizzarlo, e secondo me, se date un'occhiata al manuale, vi può venire un pochino in d'aiuto, perché c'è il signal flow. Eccolo qua. Vedete, questo fa vedere cosa succede al segnale. Praticamente dall'input il segnale viene splittato in due, una parte va inalterata a questo dynamic sat, c'è scritto qua, che sarebbe in questo potenziometro expansion che funziona più o meno come un mix knob. Dietro fa anche altre cose, ma più o meno funziona come un mix knob. L'altra parte del segnale invece viene processata. E come? Allora, intanto c'è questo banco di filtri, se sono disattivati tutto il segnale passa nelle due saturazioni, prima in una e poi nell'altra. Se invece sono attivati, solo la parte centrale va a finire nelle saturazioni. Per parte centrale intendi come gamma di frequenze? Esatto, quindi vengono escluse le basse e le alte, oppure solo le basse o solo le alte, se spegnete uno dei due filtri, insomma, no? Prima di entrare nella saturazione 1 c'è la mid-side matrix, quindi potete lavorare in stereo oppure solo sul mid oppure solo sul side. Poi l'input trim in realtà è dopo la prima saturazione e regola l'ingresso alla saturazione 2. Dopo la saturazione 2 c'è il make-up gain e il low shelving che può tagliare o aumentare le basse di 6 dB. A questo punto avete questo controllo expansion che, come dicevo prima, è più o meno un mix knob. In realtà aumenta anche il processing, però introduce questa seconda parte del segnale nel signal chain. Per la saturazione avete tre livelli, questo density, da livello maggiore fino a livello 3, che è il minore. Possiamo schiacciare static, dove praticamente questo expansion knob viene disabilitato ed è come se fosse al 100%. Detto questo, non si capisce come suona o come utilizzarlo, quindi io lo farei sentire, Max. Sì, mi sembra giusto. Comunque noi, come sempre, vi consigliamo, scaricatevi la demo, provatelo nella vita reale vostra, cioè nei vostri mix, nelle vostre produzioni o nei vostri master, perché, come uso parole di Andy, questo qui, se lo usi bene, ti può svoltare un master. Esatto, quindi volevo far sentire su un mix. E vi do delle indicazioni come punti di partenza. Io inizialmente comincerei a disabilitare i filtri per provare a sentire come suona sull'intera banda. Quindi agire su Saturation 1, Saturation 2 enfatizza molto le alte frequenze, quindi lo userei quasi come un equalizzatore, anche se non è proprio la stessa cosa. Però con questo... Un exciter delle alte. Sì, calibrerei le alte frequenze con questo e le basse con il low shelf. E poi decidete l'intervento con l'expansion. Proviamo a sentire cosa fa. Prima lo disattiviamo, sentiamo. We'll be right back.
Allora, secondo me dà una bellissima botta, soprattutto sulle basse frequenze. Direi che non c'è niente da dire. Se calibrate bene l'utilizzo dello shelving, non è inizialmente così intuitivo, ma una volta che avete capito come è una macchina, perché non è una macchina sempliciotta, nel senso giri e satura e basta. È una macchina che ti permette di entrare un po' più in profondità della cosa e quindi per forza è un filino più complicata, però fa il suo, diciamo. Sì. Vabbè, bravo Luca, direi, e bravi anche soprattutto gli amici bravi di ragazzi audio. Di Acustica Audio, esatto. Sì.